Nella città santa di Gerusalemme devono avvenire le cose più grandi promesse dal Signore. E lassù si avvia per l'ultima volta Gesù, che è il Messia promesso da Dio, il Salvatore. Salgono con Lui a Gerusalemme i Suoi discepoli e amici, perché con Lui vogliono celebrare la Pasqua, la grande festa degli Israeliti. Li chiama Gesù in disparte, in segreto, e dice a loro cose che li spaventano e che non riescono a capire. Io sarò preso e mi daranno in mano ai pagani, che molto mi faranno soffrire e mi uccideranno. Ma io ritornerò alla vita, perché risorgerò al terzo giorno. A Gerusalemme c'è il tribunale del Sinedrio riunito e qualcuno corre a dire che quel Gesù, che tutti ascoltano e compie cose inaudite, sta per venire a Gerusalemme e forse è l'occasione di prenderlo per farlo tacere. Seguono Gesù i suoi discepoli, anche se sanno che va a Gerusalemme e che dovrà lassù morire. Si avviano tutti al villaggio di Betania, dove Marta e Maria e il fratello Lazzaro sempre attendono il loro amico Gesù quando deve salire a Gerusalemme. Sono ancora lontani sulla strada per Betania e corre incontro a Gesù un uomo che gli grida: «Marta e Maria ti chiedono di venire in fretta, perché Lazzaro è molto ammalato e tu lo ami molto e da te vuole essere guarito». Arriva Gesù a Betania e Marta e Maria gli vanno incontro e piangono e sono in lutto perché da 4 giorni già Lazzaro, il loro fratello, è morto e lo hanno chiuso nella caverna che è scavata nella montagna. Dice Marta a Gesù: «Se fossi stato qui tu, Lazzaro non sarebbe morto». «Ma Lazzaro risorgerà», dice Gesù. «Sì, questo avverrà nell'ultimo giorno», dice Marta. «Io sono la risurrezione e la vita», dice Gesù, «e chi crede in me, anche se è morto, vivrà». Ordina Gesù di togliere dalla caverna la pesante pietra che la chiude. Quando con tanta fatica riescono a portare via la pietra, grida Gesù: «Lazzaro, vieni fuori!» Dal buio della tomba nella roccia viene fuori Lazzaro, che da 4 giorni era chiuso morto là dentro. Ed è vestito come sono vestiti i morti. Ma lui è vivo e va incontro a Gesù che lo chiama e ritrova il suo grande amico che lo ama. Tutta la gente accorsa vede Lazzaro vivo e sapeva bene che da 4 giorni era chiuso là dentro. E adesso non capisce come tutto questo è accaduto. Gesù sente le voci dei loro cuori increduli e dice: «Questo Lazzaro è morto perché tutti voi crediate». Ma c'è chi corre da Betania fin su a Gerusalemme ed entra in fretta nel tribunale del Sinedrio a raccontare tutto quello che ha visto e che tanta gente ha visto tutto bene. E adesso segue Gesù e in lui crede. Pensano e discutono a lungo nel Sinedrio. Ma poi Caifa, il sommo sacerdote, grida: «È necessario prendere quel Gesù e farlo tacere, perché così è bene per tutti se lo si uccide». Mancano oramai pochi giorni alla Pasqua e da Betania vogliono fare una bella festa per Gesù. Maria prende un vaso di unguento prezioso e profumato e corre ai piedi di Gesù e versa sui suoi piedi tutto quel profumo e con i suoi capelli asciuga i piedi di Gesù. Ed è tanto profumato il profumo prezioso versato da Maria che riempie tutta la casa
e rallegra i convitati. Ma Giuda, che è discepolo di Gesù, non è felice come gli altri e pensa dentro di sé che quel profumo è proprio sprecato e si poteva invece venderlo ad alto prezzo per dare i soldi ricavati ai poveri. Gesù legge nel cuore di Giuda e gli risponde: «Maria unge adesso il mio corpo con olio profumato, ma ne ha conservato per quando il mio corpo, tra pochi giorni, dovrà essere sepolto e imbalsamato». Finisce la bella festa di Betania. Lui parte con i suoi discepoli e amici per salire lassù nella città santa, dove devono avvenire tutte le grandi cose promesse al Messia del Signore.